Napoli vince per 1-0 il derby contro la Salernitana. È una vera e propria battaglia quella della Arechi, dove la spunta la squadra di Spalletti grazie a un guizzo di un ritrovato Piotr Zielinski. Ma andiamo subito alle nostre pagelle. Ospina 6, beh, praticamente quasi mai impegnato, ma sulle uscite e nelle giocate con i piedi è apparso assolutamente in controllo. Di Lorenzo 7 è uno dei migliori in campo, solo per il fatto di vederlo sempre in continuazione nella metà campo, anzi addirittura nell'area di rigore della Salernitana. Fa capire il livello della partita di Lorenzo e la corsa che ci ha messo in questa gara di Lorenzo, perché poi tornava dietro senza mai lasciare buchi difensivi. Rachmani 6 era un'altra partita che stava segnando la crescita del centrale kosovaro, ma è bastata una piccola sbavatura, quello sull'episodio dell'espulsione di Koulibaly, perché è rimasto a metà strada tra Ribéry, che portava il pallone, e la porta del Napoli, costringendo poi il compagno di reparto a commettere un'ingenuità. Koulibaly 5,5 era uno dei migliori in campo, perché la Salernitana stava sbattendo contro un vero e proprio muro, ma l'ingenuità c'è stata. L'espulsione su, appunto, sul fallo che ha fatto, trattenendo in maniera vistosa e plateale Simi, che gli era scappato alle spalle, beh, non è da lui, ma la prestazione positiva, a parte appunto questo piccolo episodio, resta. Mario Rui 6,5, anche lui ha fatto una grandissima partita, perché si è fatto vedere tantissimo in avanti, a differenza di Lorenzi è andato un pochettino in affanno in fase difensiva nel secondo tempo, però appunto in avanti si è fatto vedere, ha provato due o tre volte la conclusione, beh, sfiorando anche il gol. Anguissa 7, anche lui è un altro dei migliori in campo, era praticamente ovunque in questa partita. Ha ingaggiato un duello individuale con Ribéry e l'ha vinto, perché il francese, nonostante delle grandissime giocate, nonostante abbia delle qualità immense alla sua età, sbatteva in continuazione contro il centrocampista del Napoli, che è sicuramente il valore aggiunto di quest'anno della rosa appunto a disposizione di Luciano Spalletti. Fabian 6, un po' in difficoltà, l'abbiamo detto anche in altre partite, quando le gare sono così sporche, sono così brutte, va in difficoltà, però errori non ne commette. A differenza delle altre volte in cui si fa vedere molto di più in fase offensiva, in questa partita si è stato un pochettino più in sordina. Zielinski 7, finalmente è tornato Piotr, lo aspettavamo, il suo gol vale 3 punti, la sua prestazione nell'arco della gara è stato in crescendo, perché aveva iniziato ancora un pochettino sottotono, poi piano piano ha iniziato a far vedere anche qualche giocata, oltre al gol vittoria che vale 3 punti, e Spalletti si augura di aver recuperato questo calciatore, che è prezioso e fondamentale per il proseguo della stagione del Napoli. Politano 5,5 fa una gara un pochettino alterna, perché fa delle cose positive, però fa anche delle scelte sbagliate nell'ultimo passaggio. La Salernitana gli lascia molto spazio sull'esterno e lui non ne approfitta. Mertens 5, evidentemente non era la partita di Dries, perché è una gara, come abbiamo detto anche per Fabiano, una gara così sporca, così brutta. Dries non è riuscito a mettere in mostra le sue giocate, ma sicuramente il suo talento non è in discussione e si rifarà nelle prossime partite. Lozano 5, anche per lui un discorso analogo, aveva tanto spazio sulla fascia, ma non è riuscito a incidere, forse un pochettino magari di stanchezza, di poca lucidità. Anche lui sicuramente si riprenderà nelle prossime partite. Spalletti 6,5, le scelte iniziali magari erano un pochettino azzardate, ma ci potevano stare, quello di utilizzare appunto Lozano e Politano sui due esterni, Insigne in panchina, perché, come detto anche dallo stesso Spalletti, un piccolo affaticamento muscolare, ma poi è bravissimo a riprenderla e a rimetterla sui giusti binari, inserendo due calciatori che hanno cambiato la gara, come Petagna e Elmas. Appunto, Petagna 6,5 entra, becca subito la traversa sull'azione del gol, per sua fortuna Zielinski la insacca, quindi gli va dato anche questo merito qui. Ma lui cambia proprio il modo del Napoli di attaccare, la Salernitana si fa quindi un po' sorprendere, e anche soprattutto il modo di difendere il pallone e di gestire il pallone, che ha permesso al Napoli, anche in situazione di vantaggio, di rifiatare. Elmas 6,5, anche lui entra, ha sfiorato più volte il gol, ha fatto un paio di giocate interessanti, ci ha messo grande verve, ha fatto sicuramente una partita positiva, sta facendo vedere che c'è una crescita a questo ragazzo, manca solo un po' più di continuità per poter appunto dare il contributo fondamentale a questa squadra. Guangzhou 6 entra per tappare il buco lasciato da Koulibaly a causa dell'espulsione. Entra con concentrazione, svolge il suo compito. Questa cosa è fondamentale, perché lui o Manolas dovranno appunto sostituire il centrale senegalese che salterà la partita contro il Verona.